A volte i funghi amano crescere in delle situazioni molto particolari, in particolare i porcini, no? Ecco, immaginiamoci che in una giornata di agosto in questo bosco sia caduta una grandinata, magari nelle zone anche più alte, e poi la grandine stessa sia scivolata lungo i canaletti, lasciando un pochino di umidità in quelle che sono le zone un pochino più piatte o le zone dove l'acqua appunto scivola anche quando ci sono le forti precipitazioni temporalesche. Perché? Perché quando piove forte l'acqua si incanala direttamente, magari sul terreno secco, si incanala nelle zone di scivolamento, specie sui boschi un pochino più ripidi, e invece le parti un pochino più fitte di interne del bosco non vengono bagnate. Vengono invece bagnate dalle condizioni che vediamo in questo momento, quindi da delle giornate umide col gocciolamento dell'acqua e una precipitazione non intensa, ma continuativa nel tempo. Però, se noi abbiamo visto che ci sono state delle giornate che hanno visto quelle condizioni climatiche anche di improvvise, rapide grandinate, anche molto settoriali, se passiamo nel punto giusto del bosco, dove è scolata quell'acqua, magari anche in maniera molto intensa, ci sono dei punti dove magari si accumula il fogliame perché c'è un rametto messo di traverso, o perché c'è una pietra che fa resistenza, o tutte e tre le condizioni, fondamentalmente, e si mantiene meglio la condizione umifera, anche magari in un conseguenziale periodo piuttosto caldo e asciutto. E in queste zone si possono trovare incredibilmente anche delle sorprese, come questo meraviglioso porcino cresciuto quasi rovesciato perché, come vediamo, è riparato sia dalla radice di questo faggio, sia dal fogliame, dalla lettiera di fogliame che si è accumulata in questo preciso punto dove abbiamo visto, osservando il bosco da distanza, come sia proprio uno dei punti principali di scolo delle precipitazioni temporalesche. Infatti vediamo che magari in quel punto un pochino più piano del sottobosco si accumula magari la pioggia, la grandine improvvisamente e poi fa un pochino da effetto lago che fa fuoriuscire il fiume per riportare l'acqua a valle. Quindi magari l'acqua scivola in maniera un pochino più abbondante in questo punto, si concentra in questa zona dove trova una sorta di piccola resistenza naturale e fa sì che il micelio dei porcini, che poi è molto ricettivo, possa produrre così i suoi corpi fruttiferi, così in queste condizioni davvero particolari. C'è da osservare una cosa, anche magari quando il sottobosco non è umido come la giornata odierna, ma è asciutto, si possono scovare queste meraviglie del sottobosco. Sempre ovviamente andando alla ricerca con una consapevolezza di osservare con attenzione i dettagli che la natura ci offre e a questo punto saper cogliere il punto del sottobosco dove potenzialmente qualche sorpresa, sia di natura micologica ma anche di interesse fungino della raccolta come i porcini, possa presentarsi.